Eric, ciao, dove sei? Ok, ti sto aspettando qui alla fermata del 437, ok? Bene, a dopo, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Tu? Eric è un ragazzo nigeriano che è arrivato in Italia a fine maggio. È entrato praticamente subito all'interno del nostro progetto di accoglienza di fuga. Quante volte ci siamo venuti in Russia? Ricordami un po'. In Costola sono andato 8 volte. 8 volte. Procedendo con quello che è la domanda di asilo, ed è questo ciò che più importa, anche perché comunque questo, se non altro, tranquillizza anche il loro stato d'animo e quindi agevola anche quello che è il percorso di integrazione che loro devono portare avanti. Ma è difficile fare il documento o fare la domanda? L'asilo. Richiedere l'asilo, fare la domanda di asilo è diventato un po' difficile. Senti, ma... Ogni volta mi hanno sempre detto torno a casa. Oggi non si può fare. La prima accoglienza che noi vogliamo dare alle persone che arrivano nel nostro paese non è solamente quello di dargli un pasto o di dargli un letto per dormire, perché è importante sì che mangino e che dormano, ma quello che è più importante, io credo che abbiano la capacità di esprimersi, di farsi comprendere, per poter raccontare le loro storie, anche per potersi inserire nel nostro territorio. La lingua mi permette di parlare con tutti gli italiani. Non sei mai venuto qua? No, a volte io passo, ma non mai entrato. Non sei mai entrato? No. E perché sei passato? A volte io vado a cercare il lavoro, balconi anche. Quindi giri tutta Roma? Sì. È la prima volta che veniamo in una chiesa cattolica e fa parte di una serie di passeggiate che stiamo facendo con la scuola di italiano, sia per conoscere sia per divertirci insieme e creare il gruppo. Questo è Basilica di San Paolo. Esatto. Si chiama San Paolo fuori le mura. Questo è un angelo. Perché fuori le mura? Perché la città antica di Roma ha tutte mura intorno, no? Di protezione. Ma qui siamo fuori dal centro di Roma e quindi si chiama San Paolo fuori le mura. Grazie a lei, io venuto qui oggi a Basilica perché io non conosco Basilica. Il progetto di accoglienza diffusa parte da un invito di Papa Francesco, del nostro Vescovo. Ha chiesto alla sua diocesi di aprire le porte per l'accoglienza delle persone che vengono in Italia. Noi abbiamo sollecitato le parrocchie e tante hanno risposto. Con 3 figli non ce la facevo con le spese. Ero costretto a lasciare casa. Sinceramente non sapevo dove andare a sbattere la testa. E poi tramite un'amica che sapeva praticamente la mia situazione mi ha detto no, guarda che il Papa ha fatto l'appello. Rivolgo un appello alle parrocchie,
alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi. Il progetto nasce proprio, diciamo, accogliendo quella che è stata la richiesta, la chiamata di Papa Francesco, proprio di apertura rispetto a questa popolazione di migranti, proprio diciamo da contrappeso a questa alzata di muri che talvolta avviene. Invece noi volevamo veramente aprire le porte. Dall'architetto al medico siamo stati coinvolti tutti, dalla progettazione alla realizzazione. Siamo arrivati qua, anche grazie a Dio abbiamo trovato anche delle persone, diciamo, umane. Quello che è importante è poter comunicare, poterli capire, ascoltare le loro storie. Quando si conosce una persona a fondo, quando si ascolta la persona per quello che è e per quello che ha vissuto, le relazioni si intessono e una volta che la relazione c'è, la persona non diventa più lo sconosciuto, il rifugiato, la persona che viene da lontano, ma diventa un fratello e diventa anche un amico. Organizziamo almeno 2-3 sabati al mese la pulizia del parco e per far questo ci avvaliamo dell'aiuto fondamentale e importantissimo dei ragazzi della Caritas. Si è creato, diciamo, un bel gruppo con i ragazzi della Caritas che ci stanno dando un grandissimo aiuto. Un po' di pulizia qua dentro. Poi facciamo un giro lì fuori, sì. Questo è uno dei modi, delle maniere per avvicinare questi giovani a coloro che vivono questo quartiere, che non è un quartiere di giovani e che quindi ha sempre molto timore e paura ad avvicinarsi a questi immigrati. Comunque si cominciano a conoscere, perché bene o male ora sono un po' di tempo che vengono sempre gli stessi, quindi alla fine diventeranno gli amici di Villa Leopardi anche loro. Mi piace lavorare al giardino. Se lavori? E mi piace italiano. La cosa più brutta che si vede nei filmati vari è vedere questi ragazzi accolti che poi vengono lasciati a giacere in condizioni di nulla facenza totale. Io vengo aiutare a pulire il corpo perché non resto a casa a dormire. Sì, molto più stretto lo fallo, lo zigzag, perché sennò ti sfila molto questa stoffa. Questo laboratorio nell'ambito del progetto Accoglienza riveste un anello importantissimo, perché dopo aver dato la prima assistenza, quindi l'assistenza di base per consentire una vita dignitosa a queste persone, bisogna però dargli anche gli strumenti per poter proseguire questa integrazione in maniera completa. Caffè normale, caffè al vetro, caffè corto, caffè latte, caffè sicuro
e ogni volta ho fatto il ginseng. Montaga sta facendo un tirocinio in un bar e in un centro commerciale. Lui praticamente ha fatto un percorso formativo nella ristorazione. Sono arrivato in Italia nel 2014. Sono arrivato in Roma, ho passato prima a centro, a Prenestina, un grande centro. C'è tante persone, più di 400 persone. Allora, ho stato lì da 8 mesi così. Dopo di questa sono arrivato con una compagna che si chiama Parrocchia, San Saturnino. Questi ragazzi vengono di un percorso prima di imparare la lingua, dopo una formazione professionale, e dopo la formazione professionale loro possono fare il tirocinio, perché la teoria è una cosa e la pratica è un'altra, e questo li aiuta tanto anche nella relazione con le persone. Il filo, vedi, da andato sotto, non ti emozionare che ci stanno riprendendo. Lui è ora come ora è accolto all'interno di una parrocchia che si trova a Talenti, la parrocchia di San Pontiano, insieme ad altri suoi connazionali. Il suo sogno è quello di, appunto, vivere in Italia, crearsi una famiglia, trovare un lavoro. Vuoi tanti bambini? Quattro bambini. Una bella famiglia. Due maschi e due femmine. Noi non vogliamo essere solamente erogatori di servizi, e quindi intorno a queste persone noi cerchiamo di creare una rete di solidarietà e anche una progettualità, in modo tale che pian piano possano poi camminare con le proprie gambe e rendersi anche presenti, disponibili e utili in questa nostra società. Quando poi il nostro referente Caritas, perché tutto questo poi è avvenuto di concerto con loro, ha portato questa famiglia, da un discorso più strutturale, quindi solo di ospitalità in termini di luogo, è diventato un discorso chiaramente umano, e tutto questo ha coinvolto sicuramente non soltanto quel primo gruppo che si era dato da fare anche logisticamente, ma veramente la comunità. Accanto a questo abbiamo sostenuto tutta l'inserimento di questa famiglia nell'ambito e nella struttura locale. Per i bambini hanno trovato la scuola pure qua vicino, ci troviamo bene. E ho trovato pace, come si dice, interna, anche per integrare nella società. Sì. Poi che hai preparato? C'è Pondu, è una verdura del nostro paese che si chiama Pondu. Pondu? Sì. Okay. È buono. Sono delle care persone dalle quali c'è molto da imparare. Il progetto si chiama L'accoglienza di Fusa. Loro ti fanno un gruppo per aiutare noi. Gli voglio tanto bene. Bene. Sono così bravi. Specie Amadou. Amadou, gli andiamo sempre Amadou, vestiti. Amadou, gli voglio tanto bene. Sempre vestitini. Pure con Samuel. Che fa parte della nostra famiglia. Noi l'abbiamo accolti a braccia aperte, insomma. Mi è rimasto impresso la sua espressione e anche di lei. Come ha visto casa, lui dice guarda c'è pure questo, guarda c'è pure quell'altro. E proprio gli occhi sono proprio illuminati. E là mi hanno fatto molto tenerezza quello sguardo, per conto. E abbiamo deciso appunto di non lasciarli soli, insomma. Per me Goffredo è proprio mio padre, secondo mio padre. Perché hanno dato mano tanti cosa. Mi sorprende, fammi guardare. Aspetta, così. Oh, basta, guardate, lasciate lì. Ah, aiuta, Maria, che c'è. Perché la mamma ci ha fatto una sera, ci ha fatto pure la cena, ti ricordi? Un piatto particolare loro. Vengono con la sua famiglia, facciamo cena insieme,
organizziamo insieme, cuciniamo insieme, tutto parrocchiamo insieme, così mangiamo insieme, sì. Conosco tante persone, cominciamo il petto, si chiama Marco, Marco giusto? Con Carlo, con Andrea, e gli altri sono i nostri amici, e Pia, e Tony, e si è con Nadia, Peo. Loro sappiano che dovunque andranno, se hanno bisogno, noi siamo sempre disponibili. Andando per le parrocchie, io ho sperimentato, mi sono reso conto che una volta così che la relazione si è instaurata, anche per noi, per le parrocchie, per coloro che accolgono, per gli italiani, è una ricchezza. Molte volte ho sentito dire noi eravamo disponibili a dare, ma ci siamo resi conto che coloro che abbiamo incontrato ci hanno dato molto di più di quanto noi abbiamo potuto dare. Quando finiamo beviamo un caffè, partiamo a chiacchierare un po', poi andiamo via. Caffè? No! Cappuccino? Cappuccino? Sì. Ah, ok, adesso vengo a prenderti il cappuccino. Credo che ci siano dei metal detector, quindi forse dobbiamo levare lo zaino e farlo vedere, ma è solo per sicurezza. Andiamo, facciamo la fila. Quando i bambini si sentono male, anche di notte, se chiamiamo qualcuno della comunità, dopo due minuti si presenta. Non pensavo che fosse così con gli italiani, capito, con la comunità, che pensavo che ognuno stava per conto suo, però invece c'è comunque qualcuno che pensa pure ad altri. Sono cose che per me che tengo proprio nel cuore. A che ora finiremo secondo te? Alle 2. Alle 2? Alle 3. Sì. Beh, ci aspetta una lunga fila allora, sì. Ok, va bene. Dai, allora andiamo prima che finiamo, ok? Sì.